La posta della speranza. Piccole confidenze di fede. Il Dio della speranza vi riempia di ogni gioia e pace nella fede, perché abbondiate nella speranza per la potenza dello Spirito Santo. Romani 15:13. Benvenuti a questa nuova puntata della Posta della Speranza. Oggi ascolteremo la testimonianza di Michela, una storia ricca di incontri e sguardi misteriosi. Come sempre vi esorto ad aprire il vostro cuore per ascoltare questa piccola confidenza di fede. Ed ora leggiamo insieme la lettera di Michela. Cara Emanuela, ho riflettuto a lungo prima di scrivere queste righe, perché mentre cercavo di individuare un singolo frammento di vita da cui è iniziato il mio cammino di fede, mi pareva di essere ingrata verso il Signore, perché anche quando io non mi accorgevo di Lui, in realtà già operava in maniera silenziosa nella mia esistenza e nella mia anima, con amore delicato. Lui aveva da sempre operato nella mia vita, come dice il Salmo 22, «Sei tu che mi hai estratto dal grembo materno, mi hai protetto fin dal seno di mia madre, a te mi sono appoggiato fin dalle viscere materne, dal grembo di mia madre, tu sei il mio Dio». Le parole di questa preghiera, una volta scoperte, hanno inciso in me un solco profondo di verità, come un aratro su una terra che attendeva di essere fecondata, anche con dolore. Posso dire di aver sperimentato tante piccole morti e altrettanti nuovi inizi, ma solo con la scoperta e con la graduale crescita del dono della fede ho potuto cogliere dentro quegli avvenimenti la mano di Dio. E ho definitivamente capito che non sono mai stata sola né abbandonata, come nella piccola confidenza di fede che ora ti vado a raccontare. Ricordo un giorno di molti anni fa. Mi trovavo in fila davanti alla cassa di un supermercato affollato. In quel periodo vivevo un momento di grave difficoltà interiore, a causa di una situazione personale abbastanza complicata. Non vedevo uno spiraglio di luce e il mio cuore batteva lento e triste. Nonostante mi sentissi distaccata dal mondo intorno a me, qualcosa di indefinibile, ma forte, mi spingeva a guardare alla mia destra. Cedendo al richiamo, mi voltai. Poco più in là, confuso nella fila di un'altra cassa, seduto dentro il passeggino, un bambino di poco meno di un anno mi fissava intensamente, con uno sguardo profondo e serio, come di un adulto. Un attimo dopo aver incrociato i suoi occhi così intensi, mi sorprese con un sorriso colmo di tenerezza, che mi arrivò dritto al petto, come una freccia di luce lanciata con precisione. Quello sguardo, che mi aveva trasmesso un'emozione carica d'amore, conteneva in qualche modo anche un altro messaggio, che però non ero in grado di comprendere fino in fondo, e che aveva fatto rinascere in me una speranza. Passato qualche anno, mentre ancora ero alla ricerca di risposte alle mie tante domande di senso, una mattina di primavera, camminando da sola lungo una strada al margine di una chiesa fuori città, davanti a me vidi avvicinarsi la figura di un uomo dai tratti tipicamente sardi, con capelli e barba scuri. Giunti a pochi passi l'uno dall'altro, ebbi appena il tempo di notare che al collo portava appesa il tau, la croce francescana, che subito dopo mi sentì attraversare dal suo sguardo serio e allo stesso tempo carico di una forza che mi ha colpita nel profondo. Ancora una volta, con mia grande sorpresa e confusione, percepivo in quello sguardo un altrove misterioso che non riuscivo a collocare, ma che già mi aveva raggiunto tempo prima attraverso quel bimbo sconosciuto seduto nel passeggino. Lo stesso sguardo mi fissava attraverso occhi e persone diverse. Uno sguardo che sembrava conoscermi, una cosa per me indecifrabile. Passarono altri anni e nel frattempo iniziai un cammino di fede, riavvicinandomi dopo una lunghissima assenza sia alla Chiesa che ai sacramenti. Ho sempre amato tanto leggere libri, ma dopo il mio rientro all'ovile di Gesù
le mie letture sono cambiate e totalmente orientate alla conoscenza dei tesori del patrimonio di fede. Per questo motivo facevo frequenti visite alla libreria cattolica vicino a casa. Ricordo che era il periodo di Natale e quel giorno ero entrata per dare un'occhiata ai nuovi arrivi e a cercare spunti per qualche regalo. La libreria era piena di gente. Mentre mi avvicinavo al bancone per salutare la mia amica che serviva i clienti, la mia attenzione è stata catturata dallo sguardo proveniente da un'immagine sacra, diversa da tutte le altre. Si trattava infatti di una vera icona, dipinta a mano. Non so dire esattamente cosa ha smosso dentro di me. Era una tempesta di emozioni. Riconoscevo qualcosa. Di nuovo quello sguardo proveniente da un altrove, ma stavolta quegli occhi, abitati da una presenza viva, mi fissavano intensamente da una tavola di legno. Troppo strano tutto questo, troppo assurdo. A tutti i costi sapere cos'era quell'immagine, perché era lì e chi l'aveva fatta. Ho riempito di domande la mia amica, che mi ha detto tutto quello che sapeva sull'icona e sull'iconografo, che proprio in quel periodo stava per iniziare un corso propedeutico di iconografia nei locali della parrocchia, con l'assistenza della moglie, con la quale condivideva la sua missione. Non potevo accontentarmi di questa spiegazione, dovevo capire di più. E ho capito. Il resto lo conosci, cara Emanuela, perché questo racconto non è finito. Continua ancora oggi che sono una degli allievi della vostra scuola. Continuo ogni giorno nel ringraziare per l'incontro con Gesù nostro Salvatore. E ringrazio il Signore perché qui ho potuto approfondire, come in una vera famiglia spirituale, il senso di quello sguardo che mi ha guidata fin qui e che mi accompagna e accompagna tutti noi ogni giorno con infinito amore. Cara Emanuela, ti saluto con tanto affetto e gratitudine. Michela. Ringraziamo Michela per questa sua piccola confidenza di fede e ora, come sempre, facciamo una breve riflessione. La storia di Michela ci invita a riflettere su come Dio operi silenziosamente nelle nostre vite, anche quando noi non ce ne rendiamo conto. Gli sguardi che hanno segnato il suo cammino sono come finestre che si aprono su una realtà divina, che ci chiama e ci accompagna anche nei momenti di maggiore smarrimento. Uno degli elementi più toccanti del racconto di Michela è l'incontro con quel bambino nel supermercato. Non è un caso che questo bambino, con il suo sguardo profondo e serio, le abbia trasmesso un messaggio di speranza. Questo momento ci rimanda direttamente all'iconografia cristiana, dove Gesù bambino è rappresentato con sembianze d'adulto, a simboleggiare la sua sapienza divina e la sua missione eterna. Quegli occhi infantili, ma pieni di consapevolezza, sono un riflesso di quell'amore divino che si è fatto carne, che ha assunto le fragili sembianze di un bambino, ma con l'anima e la sapienza di un Dio. Questo parallelo ci fa comprendere come anche nei momenti più ordinari, come in una fila al supermercato, possiamo incontrare lo sguardo di Dio che ci raggiunge e ci parla attraverso i segni più semplici. Michela ha vissuto quell'incontro come un anticipo della rivelazione che avrebbe scoperto pienamente solo più tardi, quando lo stesso sguardo, pieno di amore e di forza, l'ha nuovamente toccata attraverso una sacra icona. Questa coincidenza, o meglio, questa provvidenza, ci insegna a non sottovalutare mai i piccoli segni che la vita ci offre. Quegli occhi, che per Michela erano carichi di un messaggio ancora misterioso, rappresentano la presenza viva di Gesù, che si manifesta in modi spesso inaspettati, ma sempre con un amore che conosce ogni nostra necessità. Lo sguardo che Michela ha incontrato non era solo uno sguardo umano, ma un riflesso dello sguardo divino che ci accompagna, ci guida e ci sostiene nel nostro cammino di fede. In questo modo la sua storia diventa una testimonianza potente di come la fede possa trasformare la nostra visione del mondo, permettendoci di riconoscere la presenza di Dio anche nei dettagli più semplici e apparentemente casuali della nostra vita.
Anche noi, come lei, siamo chiamati a rispondere a questo sguardo d'amore, a lasciarci guidare e a ringraziare per ogni giorno in cui possiamo scoprire e vivere questa meravigliosa realtà. Carissimi, siamo giunti alla conclusione di questa puntata della Posta della Speranza. Ringraziamo ancora di cuore Michela per aver condiviso con noi la sua piccola confidenza di fede, ricca di profondità e di mistero. Vi invito come sempre a continuare ad inviarci le vostre testimonianze scrivendo a laposta.della.speranza@gmail.com, ricordandovi che ogni storia è un dono prezioso che può toccare e ispirare molte anime. Grazie per essere stati con noi anche oggi. E ora preghiamo insieme. Preghiera di San Tommaso d'Aquino. Sguardo del Signore, che tutto vede e tutto giudica con giustizia e amore, guardami con la tua misericordia. Possa io, nella tua luce, conoscere me stesso e la tua verità e vivere sempre alla tua presenza. Amen.